Amici, buongiorno, sono Carlo Restagno. Oggi vi presento un importante vino piemontese che è il Roero da uve Nebbiolo DOCG. Il Roero dall'omonima zona, sinistra Tanaro, per parecchi anni è stato un pochino sottovalutato, un pochino improntato a essere un nebbiolo un pochino più leggero, tanto che il disciplinare prevede poter inserire un 5% di Auvergnat per renderlo un pochino più gentile e di pronta beva. Poi si sono resi conto che invece, opportunamente vinificato, poteva dare risultati di nebbioli importanti come anche i dirimpettai di Barbaresco. Quindi ecco che adesso quasi tutti i produttori vinificano in purezza il nebbiolo e vengono fuori degli ottimi risultati. Qui c'è questo Roero dell'azienda agricola Portinale di Monteuroero, proprio nel cuore del Roero, è anche biologico, e vediamo un po' come si presenta. Innanzitutto ecco questi bei profumi fruttati, sia floreali, c'è la rosa, ma c'è la ciliegia, c'è una bella ciliegiona, c'è la mora, ci sono quei frutti importanti, frutti rossi importanti dei nebbioli, e proprio il profumo è inconfondibilmente nebbiolo. Vediamo ora in bocca. Equilibrato, giusta tannicità, buon corpo, persistente, non esageratamente grosso, 13 gradi e mezzo, è un Roero bevibile con un ampio spettro di abbinamenti, dai primi con ragù di carne ai secondi di carne, e direi piacevole e da poter bere anche un bicchiere in più. C'è poi della stessa azienda un Roero Riserva, che è tutta un'altra cosa e che vedremo in un altro momento. Un bel nebbiolo, molto piacevole, molto pulito, equilibrato, persistente. Cari amici, quando volete bere bene, ricordate, chiamate Carlo. Un saluto a tutti.